la parola adesso a Paolo Gamberini, che naturalmente si trova un po' anche nella posizione di chi un seminario l'ha frequentato e di chi ha un'esperienza, diciamo, in prima persona per replicare o confutare la riflessione o confermare le riflessioni che ha fatto Marco Marzano. Grazie Paolo, a te la parola. Grazie a Marco per il libro, per questo che hai scritto. Grazie anche a Noi Siamo Chiesa che avete organizzato questo momento. Veramente grazie perché quanto Marco ha voluto esprimere in questa indagine su preti, il sesso e l'amore, lo dico come tesi. Potrei anche maggiormente poi provarla di punto in punto, è reale. Il libro La Cassa dei Castri è un libro che presenta, per quanto è possibile in una ricerca solo Jolly, una realtà. Certo, so che Marco ha avuto difficoltà da parte di alcuni lettori o teologi, studiosi cattolici, per il modo con cui è stata presentata questa casta di Casti. Però, vivendo dall'interno per tanti anni la mia esperienza e ascoltando anche altre voci, voci di colleghi, voci di seminaristi, e anche di religiosi, perché io ho scelto la vita religiosa, dove allora a proposito di castità ho fatto il voto di castità. Bene, credo che sia una esperienza che è analoga, per quanto è possibile, l'analogia nel libro qui di Marco. Quindi, di nuovo, grazie di questo tuo contributo. Vorrei, per rispondere un po' alle provocazioni di Marco all'inizio, riprendere un'espressione utilizzata da un recente cardinale. Questo è un portoghese, è stato rettore dell'Università Cattolica di Lisbona, José Tolentino de Mendoza. Lui dice: chi non percepisce che il luogo radicale del cristianesimo è sempre stato l'abitare il suo proprio mutamento, abitare il mutamento, dunque, vuol dire che non ha compreso, non lo ha compreso dal di dentro. Cioè, se vuoi essere veramente cristiano, devi abitare il mutamento, dal di dentro, perché questa è un po' la dinamica. Grazie Giancarla che tu hai fatto una rivisitazione della coscienza religiosa, parlando del patriarcato, di cui è impregnata la Bibbia, quindi non soltanto l'attuale Chiesa o l'attuale modo di gestire la Chiesa, la troviamo nella Bibbia, la troviamo anche prima della Bibbia. C'è appunto questo patriarcato e però in virtù proprio di questa citazione del cardinale, e risottolineo cardinale, c'è un mutamento, cioè noi siamo in un fluire, in un divenire, e quanto più siamo legati, siamo partecipi di questo fluire, tanto più siamo cristiani. Si è cristiani nella capacità di portare e sopportare il mutamento. E allora, a proposito di questo sopportare, ecco, vorrei fare un piccolo aneddoto, un episodio che a me è successo, proprio accettando la provocazione anche di Mauro, che dicevo tu che hai fatto esperienza di seminario. Quando io decisi di... sono di Ravenna e quindi erano i tempi in cui era appena arrivato a Ravenna un arcivescovo, Monsignor Ersilio Tonini. Il quale venne a Ravenna, dato che siamo un po', Giancarla ha vissuto questi tempi, erano i tempi in cui c'era la contestazione, c'era il Franzoni, l'abate Franzoni, e a Ravenna c'era un arcivescovo che era il Baldassarri. Bene, venne appunto Tonini,
perché Baldassarri era stato invitato a darle dimissioni da Paolo VI, anche in un certo senso storico è bene averlo, senza idealizzare i papi, è bene ritornare in questo senso storico. E Tonini, io, a mio avviso, è stato ispirato dallo Spirito Santo anche, quando io gli presentai il desiderio di fare qualcosa di bello per la Chiesa, lui disse: sì, apriamo una casa nei locali del seminario che ormai è stato chiuso da diversi anni, a motivo proprio della contestazione, c'era spaccata la diocesi su tante questioni del divorzio sì, divorzio no, quindi vi ricordate quegli anni? Bene, sto parlando degli anni fine 70, ecco. Bene, Tonini disse: apriamo una casa per la vocazione, in cui entrano giovani che vogliono fare un discernimento, cioè prendersi a cuore le scelte della vita. È aperto, diceva lui Tonini, sia persone al ministero ordinato, alla vita religiosa e anche alla vita da sposati. A guidarlo c'era un padre gesuita, padre Caniato, che ancora ricordo, il quale, mosso dallo spirito, ritorno anche qui a sottolineare questo, in un anno iniziò a così a mettere insieme nei locali del seminario giovani che erano animati dal desiderio di capire meglio come fare delle scelte significative nella vita. Quanto è durato questo esperimento? È durato un anno. Il vescovo di Ravenna, cioè Tonini, alla fine ha dovuto cedere alle pressioni appunto del clero, ma anche da parte di laici, non romanticizziamo nemmeno i laici, di laici questi, no, vogliamo i preti, vogliamo dei preti nelle parrocchie, abbiamo bisogno di preti, che cos'è quest'idea? Chiuso esperimento. Ecco, ho voluto citare questo perché c'è una difficoltà del cambiamento a vari livelli. E credo che la mia esperienza successiva è stata sperimentare che questo cambiamento è difficile, specialmente nelle istituzioni e nei luoghi formativi. Tu direi la cosa bella di questo libro, poi nei dettagli possiamo avere alcuni punti di discordi, di differenza, forse hai esagerato un po' qui, un po' là, potevi dire di più su questo. Però una cosa che mi è piaciuto molto del libro La casta dei casti di Marco Marzano, ti faccio bene pubblicità, è questo. Tu, Marco, sei riuscito a far capire che c'è un sistema. Si parla adesso di ecosistemi, cioè è tutto connesso. Se tu smuovi, inizi a cambiare qualcosa di questo sistema, il sistema inizia proprio a traballare. E mi piace ricordare la visione di Daniele 7, se vi ricordate, di Nabucodonosor, che aveva questa visione di questa pietruzza che va sul gigante, il gigante si sgretola a partire dai piedi. Bene, tu sei riuscito a far capire che la formazione, la questione della pedofilia, la questione dell'omosessualità nei seminari, la questione della sessualità è tutto connesso. È tutto connesso. Sta insieme tutto. E se tu modifichi qualche cosa, inizi lentamente a mettere in dubbio tutto il resto. La mia esperienza, nei luoghi appunto di formazione è tendenzialmente confermata. Cioè c'è questa pressione a volere il prodotto finale, ecco, e lo dico in maniera un po' esplicita, il prodotto finale di colui che esce dal seminario è un uomo, nel senso humanus, o una persona che non creerà problemi, casina sistema. La prima risposta molte volte retrocede. Cioè non formiamo sempre come priorità degli uomini, delle persone capaci di fare scelte mature. E quanto tu hai detto prima, anche nel tuo intervento, Marco, e riprendo, cioè
Una delle ragioni per cui uno viene mandato via dal seminario è appunto su motivi sessuali, cioè per motivi di aver infranto la regola, per esempio, di non esercitare sessualità all'interno del seminario. Questa è di fatto confermata. Cioè, io ho parecchie persone che mi dicono: sono stato mandato via dal seminario perché mi hanno scoperto. Ma quante volte? Una. Basta una volta e sei fuori. Allora io dico: ma noi accogliamo queste persone per farle crescere umanamente o per avere quel prodotto finale? Allora qui dobbiamo essere sinceri. Non possiamo dire ci sta a cuore la persona umana, ma poi di fatto nell'istituzione ufficiale che è il seminario vogliamo un altro prodotto che è appunto che non crei casini. Allora sostituiamo l'opera alla persona. Allora questa è un'incoerenza del sistema. Spotlight, non so se vi ricordate il film, l'ho rivisto recentemente. Ed è molto bello perché ad un certo punto il direttore del Boston Globe, quando aveva già le informazioni di accusa sui casi di pedofilia, e c'era l'ansia dei giornalisti, i quali volevano subito pubblicare in maniera scandalistica, che cosa fa? Dice, saggio, intelligente. Intelligente fino in fondo, perché se un sociologo non è intelligente non può scrivere libri, e direi chiunque scrive essere intelligente, cioè intus legere. La risposta di questo direttore del Boston Globe fu questa: no, aspettiamo, perché non si tratta di casi, ma di sistema. Dobbiamo cercare di svelare, di portare all'evidenza il sistema. E allora mi sta proprio a cuore questo, lo dico come uomo, come prete, come religioso, cioè non mi ci ritrovo in questo modo di formare. E già ci sono segnali che provengono anche da vescovi. Penso a Elio Castellucci, il vescovo di Modena, il quale ha detto no, dobbiamo cambiare. E penso anche a teologi. Non so se tu, Marco, puoi dire qualche cosa. Ma a me ha molto colpito, è stato pubblicato appunto alcuni anni fa uno studio di Hervé Le Grand sulle dimensioni sistemiche della crisi degli abusi nella Chiesa Cattolica. No, scusa, è apparso 2 anni fa, nel luglio del 2020, e la rivista è Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques. Molto interessante perché lui fa un esame analogo alla tua, cioè capisce che bisogna guardare il sistema. E qual è la conclusione di Hervé Legrand? Hervé Legrand, arrivo alla parola appunto di Giancarlo, vocazione. Cioè abbiamo ristretto il tutto nella vocazione sacerdotale. Tu l'hai dipinta bene. Questa idea del perfetto, dell'alter Christus, della persona Christi, questa idea del catechismo della Chiesa Cattolica al 1548 che citi più volte, ripresa anche dalla Lumen Gentium al numero 10. E Hervé Le Grand dice, ma che cosa stiamo dicendo? Perché chi è che chiama? Chiama la Chiesa, chiama la comunità cristiana, non chiama il germe di vocazione divina. C'è bisogno di qualcuno che si dia da fare in questa comunità ecclesiale. Vieni tu per le qualità che hai, ma non perché quale vocazione divina. Se andassimo più con i piedi per terra, cioè andassimo veramente nella realtà dei bisogni concreti della Chiesa, piuttosto che restringere le vocazioni, a stare lì a calcolare, se hanno fatto bene o fatto male, che co come stai facendo la tua vita di sessualità, andiamo ai problemi reali de delle comunità cristiane che hanno bisogno di persone che sappiano amare ed amare. Allora, a mio avviso, iniziamo a sgretolare
questo sistema. Credo che questa crisi è un mutamento nella Chiesa, e questa crisi, che è un mutamento, ci rende sempre più pronti a vedere la crisi come un'opportunità per ripensare dalle fondamenta ciò che noi siamo, cristiani che amano seguire Gesù. Sì, io vorrei a questo punto, ovviamente, ripassando la palla a Marco, insomma, per reagire, no, alle cose che sono state dette. Di quello che ha detto Paolo mi ha colpito molto la parte finale, perché in realtà quello che lui ha posto come questione alla fine è una delle questioni su cui si divide la teologia, no? Cioè, alla fine la vocazione diciamo così, chi chiama la vocazione è la comunità o è, diciamo, qualcosa di più personale, di più, che poi si sottopone a un discernimento, diciamo, in genere dell'autorità ecclesiastica, ma che non deve essere qualcosa di meramente funzionale, no? E su questo è una discussione molto, molto importante. Io ricordo, per esempio, quanto su questo si era speso Schierlebeck, no? Perché è importante? Perché in realtà l'idea che quella del, diciamo, del ministro è un servitore fondamentalmente della comunità e che la cui figura è chiamata dalla comunità per dei bisogni della comunità e non è, diciamo, colui che è eletto in qualche modo, cioè l'eletto, cioè con la E maiuscola, è evidente che implica un processo di desacralizzazione molto forte. Ora, la domanda che rimando a Marco è, nel commentare questi due interventi, è anche, cioè, in fondo io sono rimasto anche molto colpito in un passaggio del tuo libro, no? In cui tu dici, alla fine non è il sesso l'oggetto della repressione che avviene nei seminari, che avviene in questo tipo di struttura ecclesiastica, ma è la verità e l'autenticità. Cioè, il sesso si può anche praticare, basta che lo si faccia in silenzio, o basta che lo si faccia, diciamo, con una, come dire, mantenendo l'evento tra noi. Ecco, non so. Ecco, questo vorrei un po' che tu in 10 minuti reagissi un po' a quello che hanno detto Giancarlo e Paolo, e magari anche tenendo conto di questo mio riferimento, ma quello che ho detto io è prescindibile. Grazie, grazie, grazie. A me, tu hai detto, Mauro, che dell'intervento di Paolo ti è piaciuta soprattutto l'ultima parte. A me è piaciuto tutto, devo dire. Cioè, ma anche se ovviamente adesso dirò delle cose, ma è stato un intervento davvero, davvero molto, molto stimolante. Ed è anche un intervento che autorizza a nutrire qualche speranza. Nel senso che tu, Paolo, hai detto, sei stato criticato da qualche teologo. Sì, può darsi che qualche teologo mi abbia criticato, o addirittura, credo, tra i teologi, un hater. E quindi anche uno che proprio sistematicamente, sappiamo, mi insegue e mi demonizza, che è una cosa che fa anche abbastanza cool, perché insomma è una cosa bella, no? Però, diciamo, la realtà, Paolo, è che di questo libro non si è discusso nella Chiesa. Io ho la percezione che l'abbiano letto in tantissimi, che probabilmente, che come succede sul sesso, no? The elephant in the room, non voglio esagerare l'importanza del mio lavoro, però in questo 2021 nella Chiesa, nel clero italiano, la casta dei casti è stato The elephant in the room, il libro di cui si sa che si è letto, ma di cui non bisogna parlare. Perché appunto, a parte una, diciamo, recensione critica e qualche frase su Facebook, così
non ho visto una reazione davvero seria della Chiesa su questi temi. Non è che la pretendesse, per carità, non è che mi fosse dovuta. Io sono uno studioso e scrivo i risultati del mio lavoro e poi li affido al mondo e succeda quello che succeda. Però la questione rimane ancora completamente sotto traccia. E rimane sotto traccia perché, appunto, per molte delle ragioni che hai citato tu, perché questo è proprio un sistema. E infatti è vero, cioè, il punto è proprio questo. Tra l'altro, quando mi dicono, qualcuno mi ha detto, ma nella vita del clero c'è molto altro. Certo! Ma io non sto parlando dei preti, come persone, non sto parlando della loro spiritualità, della loro fede, che è tutto un altro discorso, o del loro cammino pastorale. Io sto parlando del sistema, io sto parlando della Chiesa e del rapporto tra la Chiesa e il clero. Non sto, questo libro non esaurisce ovviamente la totalità della condizione, dei presbiteri, dei pastori cristiani. Assolutamente no. Questo libro mette l'accento su un elemento che è cruciale nel funzionamento del sistema e che, come hai detto benissimo tu, spiega poi tanti altri elementi, tante altre patologie del sistema. Il punto è perché il sistema sta in piedi. Allora, qui ovviamente ci si può, forse Mauro l'hai fatto, no? Ti sei riferito al dibattito teologico, alle controversie tra abolitori del celibato obbligatorio, invece conservatori del celibato. Sì, che sono dibattiti interessanti, ma il sistema sta in piedi per la forza, per il peso che gli viene dalla sua storia e per il fatto che nella storia questo sistema sembra aver funzionato benissimo. Questa è la verità. E il perno del sistema, secondo me, è rappresentato da due cardini. Uno è quello che dicevo prima, il rapporto tra l'istituzione e il singolo funzionario, che spiega la preferenza per il celibato, no? E il fatto che il prete sia, il prete celibe sia completamente devoto all'organizzazione. Questo è ma non è l'unico, forse non è neanche il più importante. Il più importante è l'idea che la castità sia associata alla sacralità. Questo è il punto. Cioè l'idea che io affronto nei primi capitoli del libro, che il casto è sacro. E siccome, allora, che siccome il casto non ha o riesce a tenere, meglio ancora, riesce a tenere sotto controllo i suoi desideri, le sue aspirazioni, le sue volontà, riesce, a differenza degli altri esseri umani, a tenere sotto controllo e lo fa per l'umanità, come sacrificio, perché si sacrifica per gli altri. No, qua, tu hai detto benissimo, a un certo punto hai parlato del clericalismo dei laici. E questo è il punto, che il clericalismo non è un'ideologia del clero, perché il clero è clericale solo in pubblico. Il clero, se tu parli con i preti, parliamo con i preti, sappiamo benissimo che il prete è molto autoironico e ti racconta 200, a maggior ragione se ti parla delle sue vicende sessuali e affettive, ma anche se non lo fa, è una persona, diciamo, disposta, di cui si vede l'umanità piena. Il problema è quando è in pubblico, cioè è il ruolo del prete. Allora, il ruolo del prete è costruito, del ruolo del prete cattolico, è costruito sull'idea che questa castità, perlomeno tentata, desiderata, questa ideale autocastrazione simbolica, sia il segno della sua prossimità con Dio.
E vorrei, ecco, partire con una citazione, dato che avete citato adesso Papa Bergoglio, Papa Francesco, tratta dalla sua lettera al popolo di Dio del 2018, quindi siamo quasi 4 anni fa, in cui lui dice una cosa interessante, sta parlando appunto del clericalismo e quindi di questo che più volte è entrato nei suoi discorsi, dove dice che il clericalismo è quell'atteggiamento che non solo annulla la personalità dei cristiani, quindi ricollego al discorso, non è soltanto roba di preti, ma di laici, la personalità dei cristiani, ma tende anche a sminuire, a sottovalutare la grazia battesimale che lo Spirito Santo ha posto nel cuore della nostra gente. Qui non dice la parola, ma è battesimo. E allora ritorno a quello che tu, Mauro, dicevi, cioè ripartire, cioè se vogliamo dare un cambiamento a questa situazione, un cambiamento che sia sistemico, e qui abbiamo il sinodo, non so fino a quanto realizzerà fino in fondo, ma il cambiamento è proprio su quello che tu dicevi, cioè ecclesiologie come quella, tu hai citato Skillibex, ma qui ho citato Hervé Le Grande, che è un domenicano, il quale... possiamo dire spicca anche dal è merito, ma spicca anche dal punto di vista di apprezzamento. Lui riprende proprio quest'idea della scuola domenicana, cioè ripartire dalla comunità, che è l'idea della Chiesa antica, dei primi padri della Chiesa, cioè se ho la vocazione, se ho la vocazione non sono io, ma è appunto. L'ultima cosa legata a questa, vorrei proprio suggerire che il tuo lavoro, Marco, ti direi abbi fiducia, non preoccuparti se le reazioni sono state scarse, prima di tutto perché la verità e l'autenticità di cui tu parli è diffusivum sui, la verità si afferma. Secondo, direi che a mio avviso sta iniziando allora una discussione su queste tematiche. Forse non le saranno con il nome Marco Marzano, ma stanno diventando sempre più patrimonio di questa Chiesa che vive questo tempo.